cuore antico della Napoli greco-romana, in via Tribunali, un vero e proprio tempio della pizza è rappresentato dalla pizzeria Di Matteo. Con noi il maestro pizzaiolo Salvatore Di Matteo. Una storia lunga quanti anni, Salvatore, questa della tua pizzeria? Allora, della famiglia risaliamo a più di 100 anni, questa di questa pizzeria da 75 anni. Questa pizzeria è stata aperta il 20 giugno 1936 da mio nonno, che però aveva già altre attività, e poi la famiglia Di Matteo storicamente risale intorno alla metà del 1800. Una pizza intesa come vero e proprio rito per i napoletani che da tanti anni voi portate avanti come sinonimo di tradizione e di cultura. Sì, ormai è un rito, la pizza è qualcosa di magico che tutti i giorni è uno dei cibi preferiti dei napoletani e non solo, ormai qua al centro storico questo avviene già da moltissimi anni, siamo invasi da turisti che rimangono anche incantati dal nostro modo di fare la pizza e qui poi insomma ha portato un segnale forte la fermata di Bill Clinton, che nel 1994 durante il G7 si fermò qui ad assaggiare una pizza al libretto sia al forno e sia fritta. Ma oltre il presidente americano dell'epoca del G7 Clinton, tanti altri personaggi famosi non sanno fare a meno della pizza di Di Matteo, in particolare quella fatta dalle mani di Salvatore Di Matteo. Ce ne vuoi ricordare qualcuno? Ah, proprio per ultimo l'ho fatta al famoso calciatore del Napoli, Hamsik, al quale ho dedicato un ripieno con gli ingredienti della nostra frittatina ben conosciuta e apprezzata da Hamsik. E poi ultimamente Gassman, che è venuto qui durante uno spettacolo che aveva qua teatrale, Tognazzi durante la fiction di Enzo Tortora. Insomma, c'è un via vai quasi giornaliero di personaggi incuriositi dalla pizza napoletana e dalla pizza di Matteo che vengono qua ad assaggiare la pizza. E poi, ringraziando Dio, tantissime persone ormai affezionate, clienti, che tutti i giorni insomma vengono qui ad assaggiare la nostra pizza. Salvatore, tu come docente, come ambasciatore della pizza nel mondo, insegni e porti la cultura della pizza napoletana anche oltreoceano, in America, in tutte le nazioni del mondo. Ma secondo te cosa rappresenta per i napoletani la pizza e come si sta evolvendo nella cultura anche oltre l'Italia? Ma io credo che la pizza napoletana sia ormai ai massimi livelli e rappresentata, credo bene, un po' anche da una serie di pizzaioli giovani che ognuno nel suo modo di vedere e di intendere l'espressività da dare alla pizza porta in giro. Io sto ritornando adesso a una convention praticamente da Rimini che è durata 5 giorni, dove io insieme a altri due maestri, uno della pizza romana, il famoso Maurizio Capodicasa, campione mondiale della pizza romana in teglia, e al grande chef teutonico, io stavo lì per rappresentare la pizza napoletana, quindi è stata questa 4 giorni là a Rimini, dove ci sono persone che vengono da tutta l'Italia per parlare di pizza, per capire che cos'è la pizza. È stata una grande esperienza perché mi sono sentito molto emozionato nel vedere l'approccio sentimentale che queste persone mettevano verso la pizza, e credo che dovrebbe essere poi un po' anche quello che dovremmo fare tutti noi pizzaioli, di cercarla di fare quando più con amore possibile verso questo alimento che, ripeto, è magico e che la mia tradizione di famiglia, ma come tantissime altre tradizioni di famiglie storiche di pizzaioli napoletani, porta ancora oggi avanti. Quindi mi fai capire che uno dei tanti ingredienti fondamentali per la pizza è l'amore, la passione e la cultura. Ma oggi come ieri, c'è ancora un segreto per una buona pizza? Guarda, io ho semplicemente tutto sintetizzato in una frase che poi ho pure sul mio sito: le tradizioni sono le radici della nostra pizza, perché io credo che quella sia la cosa più importante. Le generazioni che ci hanno preceduto ci hanno lasciato questo grande tesoro in mano, e quindi io credo che noi, avendo assorbito dai maestri che ci hanno preceduti, quindi quello di portare avanti le tradizioni, quindi anche quando si è innovativi, ma dando sempre un'occhiata dietro e non dimenticando uno da dove parte, no? Quindi le tradizioni della famiglia, quindi ecco l'impasto, gli ingredienti principali, quindi il pomodoro, la mozzarella e tutto il resto appreso, non cambiando mai quelle che sono le tradizioni della pizza napoletana. Il gusto dei napoletani oggi con la globalizzazione, oltre alla famosa marinara e margherita, cosa si sta facendo avanti nel gusto e nelle passioni dei napoletani che vengono in pizzeria tutti i giorni? Ma io credo che la globalizzazione ha cercato di voler compromettere il gusto sulla pizza, però che i napoletani non ci sta niente da fare, cioè sono sempre quelli più classici, aperti a qualsiasi tipo di altra pizza, però
è come bere un buon caffè o assaggiare un'ottima sfogliatella, quindi si preferisce per tradizioni di famiglia, non solo per chi la fa la pizza, ma anche per chi la mangia, perché anche lì ci sono i cambi generazionali di persone che vanno a mangiare la pizza. Si preferisce sicuramente sempre quelle più classiche, quindi dalle ormai riconosciute STG Marinara e Margherita, ma poi i ripini e insomma le tantissime altre pizze, tipo noi ne abbiamo più di 30 a menù. E poi ultimamente io sto avendo molto riscontro su un ripieno che ho vinto l'anno scorso, il campionato mondiale di pizza, il World Cup, che ha come titolo Radici, perché un po' insomma riprende negli ingredienti quelli più classici, no? Quindi la ricotta ai ciccioli e poi sopra è composto con la mozzarella di bufala e il pomodoro fresco. Quindi è un bel incontro tra un gusto leggero sopra e un gusto più presente all'interno, ed è una pizza che mi ha dato tante soddisfazioni, al di là che mi ha fatto vincere questa competizione, ma che il pubblico insomma lo assaggia e quando ritorna lo ritorna ad assaggiare, perché è veramente buono. In via Tribunali, quindi, le pizze firmate da Salvatore Di Matteo si associano sempre a trofei e premi, ma oltre a questa famosa pluripremiata pizza Radici, qual è la pizza consigliata da Salvatore Di Matteo? Ma io in particolare non è che ne consiglio una o l'altra, a me piacciono tutte le pizze, non amo quelle molto sofisticate, perché alla fine la pizza è un pasto comunque che deve rimanere leggero, veloce, quindi tutte, cioè per noi proponiamo solo quelle lì che secondo il nostro standard di fare le pizze possiamo riproporre. A breve ci saranno 2-3 novità, ci sarà un menu nuovo, perché c'è un progetto proprio sul lancio delle nuove pizze che farò, e quindi poi magari aggiorneremo più in avanti, oppure sui nostri siti, sia il personale che pure quello della pizzeria, tutte le nuove news sulla pizza. Okay, direi allora adesso, noi di Sguardo sulla Città, possiamo vedere Salvatore Di Matteo all'opera con una sua creazione? Sì, ti faccio il ripieno, così mi dai pure tu un parere su questo piatto. Con molto piacere. È ripieno di ricotta, ciccioli come ti dicevo prima, e poi sopra viene arricchito con la bufala e il pomodoro fresco. L'interno è un ripieno più classico. Adesso l'assaggi pure, così mi fai. Certamente, sarà un parere davvero insindacabile. Gustoso già da guardare. Sì, c'ho già una bella visione in fase di lavoro. Ed eccola, famosa pizza Radici firmata Salvatore Di Matteo. Un saluto per gli amici di Sguardo sulla Città. Saluto tutti e vi aspetto qua alla pizzeria Di Matteo, via Tribunali 94. Risparmio economico e qualità ambientale per una Napoli che guarda al futuro e la salvaguardia appunto dell'ambiente nel segno delle energie rinnovabili. Tutto questo grazie all'iniziativa di Massimo Mazzoccoli qui al Vomero in via Ean Mario nel nome della BNR Green Mobility. Ho inteso puntare su Napoli per dare una spinta ai napoletani affinché possano un attimino
mettere, lasciare in garage le proprie autovetture e pensare, per migliorare il nostro mondo dove noi viviamo, alla mobilità ecosostenibile. Grazie allo showroom BNR Green Mobility qui in via Ean Mario 17 a Napoli, a disposizione dei napoletani una vasta gamma di bici a pedalata assistita e di scooter alimentati elettricamente. Si tratta di veicoli straordinari che consentono e contribuiscono alla diminuzione dello smog e del CO2 nell'ambiente e quindi da poter rendere l'aria molto più respirabile, anche se Napoli, come tutti sappiamo, con salite e discese grazie alla pedalata assistita, anche lo sforzo sulla pedalata, come anche con gli scooter, con poca spesa, con pochi spiccioli, si può coprire una distanza abbastanza lunga e con poco sforzo e poca spesa di energia umana. Massimo Mazzoccoli, mobilità sostenibile quindi per una città che guarda al futuro e che intende salvaguardare l'ambiente. Ma fiora all'occhiello di tutto ciò resta la bici a pedalata assistita. Certamente, la bici a pedalata assistita contribuisce non solo per il carburante ma anche all'inquinamento acustico. Hanno un'autonomia elevata e possono in tutti i casi risolvere i problemi, appunto, come dicevo prima, delle salite, e in più possono essere acquistate anche con comodi finanziamenti e con poca spesa. Uno si porta una bicicletta che dura per tutta la vita, basta averne cura e attenzione alla piccola manutenzione. Massimo Mazzoccoli, ma secondo lei chi si rivolge alla mobilità ecosostenibile, alla bicicletta con pedalata assistita, allo scooter con alimentazione elettrica, che tipo di scelta fa? Principalmente è un vero motivo per una società migliore, non solo nella scelta anche dei mezzi di locomozione che possono partire, appunto, come dicevamo prima, dalla bicicletta, dallo scooter, come abbiamo anche le microcar o le macchine o anche i furgoncini, anche le ambulanze. Diciamo, abbiamo parecchia scelta, a volte c'è anche l'indecisione su quale prodotto scegliere, perché come la BNR Green Mobility pubblicizza e ha nel suo plafon di mezzi di locomozione, abbiamo una vasta scelta e un vasto programma di finanziamenti, di assicurazione, di tutto il resto che può almeno soddisfare qualsiasi esigenza che il cliente, entrando qua dentro, esce sicuramente con un prodotto migliore per l'ambiente e per la propria salute. Massimo Mazzoccoli, quindi, qui in via Ean Mario, proprio di fronte all'Istituto Enrico De Nicola, è il paladino per una città che guarda il proprio futuro nel segno dell'aria pulita, nel segno dell'ambiente e nel segno della vivibilità. Ma non si può essere in compagnia di Massimo Mazzoccoli senza pensare allo stesso come a un popolare poeta, così come non si può essere in compagnia di Massimo Mazzoccoli senza chiedergli di recitarci una sua poesia. Troppo buono, non credevo di meritare questa immagine per i napoletani, anche questa immagine per i napoletani, però nel mio piccolo una
due righe all'impronta ho provato a metterle giù e cercare di dedicare appunto sia alla mobilità sia all'ambiente, tutto quello che ci circonda. Se il tuo mondo vuoi salvare e il carburante risparmiare, un'alternativa è per te pronta e darai al futuro una tua impronta. Monopattini, biciclette e scooterini, scegli microcar, auto e furgoncini. Di alternative ne hai davvero tante e contribuisci ad eliminare lo smog inquinante. Con la BNR Green Mobility io do un contributo e all'ecologia io do il benvenuto. Una mano chiedo anche a voi napoletani di rendere l'aria più pura oggi e domani. E con Massimo Mazzoccoli per lo sguardo sulla città di questa settimana è tutto. A presto Massimo, in bocca al lupo per la tua bella iniziativa e per la tua attività. Crepi il lupo. Napoli descrivere io non so, permettimi dipingerti voi. Nata nel 1922 a Taranto ad opera del capostipite Michele Monacelli, la gerateria della Scimmia qui in Piazza Carità si lega alla storia di Napoli dal 1933. A parlarcene il diretto discendente Marco Monacelli. Sì, effettivamente come diceva lei, la gerateria della Scimmia nasce a Taranto nel 1922, mio nonno era tarantino. Negli anni 30 poi cedette la gerateria ad un socio e si trasferì qui a Napoli, dove nel 33 riuscì ad aprire il locale qui in Piazza Carità. Da allora è sempre qui nella stessa sede, che ormai può essere definita storica di Piazza Carità. Mio nonno ha gestito l'attività fino agli anni 60, successivamente se ne è occupato mio padre. E la nostra filosofia aziendale è sempre stata una filosofia improntata a prodotti di altissima qualità e continuiamo oggi su quella falsariga lì nella speranza che ciò possa portarci ancora ad un successo commerciale, così come è avvenuto negli anni addietro, prima con la gestione di mio nonno e successivamente con la gestione di mio padre. Quindi possiamo dire che oggi dalla gelateria della Scimmia in Piazza della Carità il gelato è buono come 80 anni fa? Assolutamente, noi puntiamo ancora ad un gelato di altissima qualità partendo dalle singole materie prime. Facciamo ancora un gelato partendo dalle uova fresche. Effettivamente è difficile oggi trovare delle attività che lavorano nel nostro settore che continuano a partire per la base del gelato dalle uova fresche, che è un ingrediente fondamentale, basilare per la produzione di un buon gelato artigianale. Bene, io direi a questo punto di andare ad osservare di persona la nascita di questo gelato della Scimmia. Cominceremo, ci addentreremo nel nostro laboratorio e cominceremo a vedere il gelato come nasce dalla prima fase, che è la fase della pastorizzazione. Ed eccoci nel cuore pulsante, per così dire, della storica gelateria della Scimmia in Piazza Carità, il laboratorio. Marco, in questa fase di lavorazione assistiamo alla nascita di un gelato. Ce la vuoi illustrare brevemente? Siamo alla prima fase della produzione del gelato artigianale, la cosiddetta fase di pastorizzazione, ovvero nel pastorizzatore vengono introdotte prima le materie liquide e successivamente quelle solide. La miscela verrà portata prima a temperatura positiva, una temperatura di 70-80 gradi. A quel punto comincerà la fase di raffreddamento della miscela. La miscela arriverà ad una temperatura di 5 gradi centigradi dopo un'ora e un quarto, un'ora e mezza di produzione. E a quel punto, dopo essere stata
lasciata nel pastorizzatore a maturare, dopo 24 ore può essere versata nei pozzetti per passare alla seconda fase di produzione, che è quella di mantecazione, vale a dire il passaggio alla fase liquida alla fase solida del prodotto. Adesso stiamo assistendo alla produzione di una pastorizzazione di cioccolato. L'operatore ha introdotto nel pastorizzatore prima le materie liquide, vale a dire acqua e latte, e successivamente le materie solide, ovvero uova, cacao, zucchero, destrosio, che è un'altra forma di zucchero che serve ad abbassare la temperatura di congelamento del gelato, e il cosiddetto neutro, per noi tecnici che produciamo gelato. È una materia prima che serve a dare struttura, volume al gelato e morbidezza. La lavorazione di questo gelato al cioccolato continua. Adesso un altro momento fondamentale, la presenza di un ingrediente cardine, il burro. Per la produzione di un buon gelato artigianale è necessario dare alla miscela il titolo di grasso. Il titolo di grasso in questo caso lo diamo con l'introduzione del burro. Poi si mettono a danzar, ai ai, siamo messican. Dipidipidip, so col calipso, non si mette. Un altro punto forte della gelateria della Scimmia. Sì, in questo caso stiamo vedendo la produzione del famoso gelato, il famoso secco a banana, al gusto di banana. Un prodotto storico della nostra azienda, che noi la gelateria della Scimmia abbiamo sempre definito gelato da passeggio. Stesso procedimento naturalmente per l'altro famoso gelato da passeggio della Scimmia, la conchiglia. Sì, la conchiglia è il nostro semifreddo, sempre messo nello stampo, lo stesso procedimento, al quale viene bagnato nel cioccolato fondente. Ed eccoci giunti alla fase finale, quella che precede la degustazione di questo gelato artigianale. Marco, cosa sta avvenendo? Sì, siamo passati adesso alla seconda fase della produzione del gelato artigianale, vale a dire la fase di mantecazione. La miscela che prima abbiamo visto all'interno del pastorizzatore è maturata per 24 ore e adesso l'abbiamo introdotta nei tini per poi metterla nel mantecatore. Dopo una decina di minuti di lavorazione viene estratta, quindi la miscela liquida è diventata solida e viene estratta e messa nelle vaschette per essere degustata.